chef stellato Massimo Rossi, saluti, buon pomeriggio. Sì, non sono stellato. Le stelle non ci stanno, però per essere qua al Salotto Buono di Napoli, da Monte San Savino, signor Massimo Rossi, voi dovete avere altre due stelle. No, è che diciamo che questa è quasi una sede della dieta mediterranea, che è anche la mia, diciamo così, massima ispirazione a cui mi innanzitutto rivolgo. Chef, dove si trova Monte San Savino? Monte San Savino si trova in piazza in provincia di Arezzo. Perché mi permetto di specificarlo, pur sapendolo, state parlando a un pubblico di Costa d'Amalfi e Costa Sorrentina, Positano e Sorrento. Io adoro questi posti, forse è per questo che mi hanno chiamato. Ci fa piacere sentirvelo dire. Intanto, che cosa avete portato di buono? Perché abbiamo visto nel menù che avete preparato delle cose eccezionali. No, questo è proprio perché, come vi dico, che amo questa terra, e abbiamo preparato il sartù e la lasagna coletana. Come posso non trattenere un sorriso? Come può, signor Rossi, voi siete nato e vissuto in provincia di Arezzo? Sì, ma gli amici a questo servono, gli amici, gli chef napoletani che mi hanno insegnato e trasmesso la passione. Ci fa piacere sentirvelo dire e nello stesso tempo non vedo l'ora di assaggiarlo, perché poi metteremo le crocette. Questo sicuramente. Certo, sono fiducioso. Hai messo la passione in questa. Sicuramente. Qua si tratta di ospiti internazionali che arrivano dal Cile, arrivano dalla Spagna, c'è sta l'ambasciatore onorario cileno, c'è sta una serie di personalità importanti e quindi se hanno chiamato voi per rappresentare Napoli anche sotto l'aspetto culinario, perché? Io ti ribadisco, sicuramente mi hanno riconosciuto la passione che ho per questa terra, qui mi ispiro anche per... Quello di Monte San Savino è un grande ristorante o un grande albergo? No, è un ristorante, piccolo ristorante. Di quelli là da 70 posti, solo su prenotazione quasi. No, è pietanza... aperto a tutti. E siamo, diciamo, più all'impegno per la lavorazione delle materie prime che devono essere rigorosamente del territorio. Infatti qui abbiamo presentato dei piatti, ma le materie prime sono del territorio. Sei andato al mercato ieri o stamattina? Con mio amico Franco Coppola che fa l'oste qui da sì, sì, Franco anni. Coppola, stiamo parlando dell'Hotel Mediterraneo. No. Ha riaperto una nuova osteria ora più vicino. Ma è uno chef ormai quasi da pensione, ma è lui che mi insegna i segreti. Mi fa piacere, quindi hai chiamato l'amico e sei andato in giro a intrufolarti nel mercato napoletano. E sei lavorato insieme. E senti, non ti ha fatto strusciare vicino al banco del pesce? Come fai a fargli mangiare il pesce ai tuoi arredini? Allora io non faccio pesce. Non fate pesce. Però infatti, una piccola proposta entrando oggi addirittura. Ma io secondo me vedi, se la puoi lavorare bene è giusto che lo faccia, altrimenti rinuncio. Certo. Allora, o lo puoi fare perché lavori veramente bene, altrimenti nell'entroterra della Campania, alcune località come Somma Vesuviano, Nola, si sono date delle identità gastronomiche e culturali basate sullo stoccafisso, sul baccalà, che è un'antichissima tradizione arrivata con un vescovo della Lega Anseatica del Trentino, quindi 40 giorni prima della Pasqua, 40 giorni prima del Natale, consumare pesce, niente carne, la carne, il sangue di Cristo. Ma lo sai per quale motivo? Vabbè, questo era per favorire economicamente là. Perché... No, è perché nell'entroterra la popolazione morivano bene di gotta. Gli mancava lo iodio del mare. Sì. E cosa si poteva convincere la gente a mangiare il sale marino? Certo. Era inventargli una vigilia, perché la vigilia vuol dire attesa, non vuol dire astinenza. Mi raccomando, noi vogliamo vederci dietro al banco. Certamente. Giusto per strizzarti l'occhio e farti un sorriso e dirti ok, hai centrato l'obiettivo. Grazie. I nostri auguri. Saluti. Quanti minuti sono?